Studiamo i canali CNG, che sono dei canali attivati dai nucleotidi ciclici, che diciamo, sono stati clonati più di 20 anni fa, nel 1989, e da allora si crede che questi canali siano regolati da dei messaggeri intracellulari, ovvero i nucleotidi ciclici, seppure diciamo, strutturalmente sono più simili a dei canali voltaggio dipendenti. Noi fondamentalmente abbiamo scoperto, variando un po' le condizioni sperimentali, che in realtà il fatto che siano legati ai nucleotidi ciclici, che i canali siano dei canali il cui gating è controllato dai nucleotidi ciclici, è più che la regola, l'eccezione, in quanto quando si variano le condizioni sperimentali, i canali si comportano fondamentalmente in modo simile ai canali voltaggio dipendenti classici del sodio e del potassio, che sono la base dei potenziali d'azione. Un canale ionico è una proteina di membrana che si trova in tutte le membrane cellulari, che serve da tramite tra l'ambiente extracellulare e l'ambiente intracellulare. Attraverso questa proteina di membrana che crea un poro all'interno della membrana plasmatica, passano fondamentalmente ioni che sono fondamentali per tutti i meccanismi fisiologici che avvengono nel nostro organismo. I canali ionici si dividono in due grosse famiglie. Ci sono i canali ionici regolati dal potenziale e quindi dipendenti dal voltaggio, e i canali ionici che invece sono regolati da un meccanismo di legame con secondi messaggeri o altri tipi di molecole. Voltaggio dipendenti vuol dire che variando il potenziale di membrana, questi canali possono essere aperti o chiusi e quindi in uno stato attivo piuttosto che non attivo. Questi canali sono stati scoperti e sono molto importanti nei neuroni della retina, in particolare in cellule che sono i coni e i bastoncelli, che sono fondamentali per la visione, ma anche in neuroni olfattivi. Inizialmente queste proteine sono state scoperte in questi tipi di cellule, ma da un po' di anni a questa parte si è scoperto che sono presenti anche in molti altri tipi cellulari, e quindi sono espressi ampiamente nel sistema nervoso centrale, ma anche nel cuore, nei testicoli e nei reni. La funzione che questi canali ionici hanno nelle cellule della retina e nell'epitelio olfattivo è ben noto, mentre meno noto è il ruolo che hanno negli altri tipi di tessuti. Noi abbiamo usato un approccio combinato tra elettrofisiologia, quindi fondamentalmente misurazione delle correnti che fluiscono attraverso il canale, e di biologia molecolare, per cui siamo andati a modificare specifici residui all'interno della struttura del canale, sostituendoli con altri, quindi tentando di capire in che modo, queste mutazioni andavano a alterare l'attività del canale, e quindi tentando di mettere una correlazione tra struttura e funzione. Diciamo che si tratta di uno studio molto di base, però la conoscenza precisa della relazione tra struttura e funzione nei canali ionici è molto importante, nel senso che i canali ionici sono target per molti farmaci specifici. E quindi la conoscenza dei dettagli molecolari che stanno alla base delle specificate funzioni sono importanti nella prospettiva di poter sviluppare farmaci specifici che possano regolare l'attività del canale.